Siamo partiti con Io resto in valle, un modo per restare uniti sempre anche se distanti. Oggi partiamo con tutte le finestre attive e abbiamo scelto un titolo interessante, La meglio gioventù, capirete meglio perché abbiamo selezionato tutte le nostre ragazze dell'Accademia, adesso ve le presenteremo, hanno iniziato da pochissimo a giocare a pallavolo, c'è chi invece realmente ha iniziato da poco a giocare a pallavolo, ma ha dentro una giocatrice di 42 anni. Quindi adesso vi presenteremo tutti. Io andrei subito dal nostro responsabile tecnico, Linda Troiano. Ciao, Benissimo, coach, come stai? abbronzata. Guarda, non ero così abbronzata a maggio da quando giocavo a beach volley. Devo dire che in effetti abbronzatura invidiabile per il coach. Andiamo da un coach all'altro. Oggi è la serata dedicata alla Med Trade Volley Palermo di Serie C e quindi non poteva mancare il nostro coach Francesco Vassallo. Insieme a te c'è anche Giorgia Iengo. Poi ci spiegherai nella veste di moglie o di schiacciatrice. Scegli tu. Ciao, ciao a tutti Ciao. a casa e soprattutto ai miei fan club, devo dire, ai miei fan Tantissimi. club. Ciao ragazzi. Sì, anche i Dico, santini. cominciano ad arrivare una valanga di messaggi, ora piano piano ve li faremo vedere su Facebook. Andiamo a salutare per gerarchia, non ce ne voglia adesso poi la prossima che presenteremo qui, già te lo dico, Jessica, la gerarchia impone che si Il vada dal capitano. capitano Claudia Viva il Catalano. Ben capitano. trovata, Claudia. Ciao, ciao a Chi tutti. è che parla e dice viva il capitano? Ciao Claudia, sei tu che dici viva il capitano? Ti inquadro subito, allora. Sei tu che dici viva il capitano? Io. Benissimo. Ciao Jessica Schimmenti. Ciao Ciao. Jessica Schibenti, e poi ve l'abbiamo detto, anche lei è iniziato da pochissimo come Ciao. Claudia Catalano, però entrambe hanno 42 anni dentro, cioè hanno questo tipo. Non so, Linda, parliamo subito di Azzolina e di Catalano, no? Che sembrano comunque quando giocano abbastanza maliziate, devo dire che non si sente tanto la Allora, intanto differenza di. sono offesa perché appena hai detto 42 anni hai subito interpellato me, cioè proprio, guarda, io non lo so, e va bene, mi devo accogliere anche questa situazione. Vabbè, sì, sono due ragazze navigatissime, anche nonostante la giovane età, sono due ragazze splendide sia sportivamente che caratterialmente. Due grandi atlete. Luca, il Questa capitano. sera tra Non sente l'altro niente. Roberta non sente niente, Francesco vai pure. Capitano in diretta dalla Nuova Zelanda, cioè lì c'è il sole, dov'è finita? Dov'è che è finita la casa di Claudio Catalano? C'è una luce divina che mi sta arrivando addosso. Lei splende di luce propria. Ecco, direi Caravaggesca. la Sì, chiamata vabbè. autogenerata. È Caravaggesca. Cos'hai detto, Jessica? Lei di luce propria autogenerata, in continua rinnovazione lei ha l'illuminazione. Claudia, adesso io capisco che è difficile già gestire un gruppo di gente normale. Ora ti ritrovi capitano di un gruppo in Di cui gente non hai normale. Jessica Schimmenti nel gente non normale. Quindi io vorrei che tu mi spiegassi che squadra era quest'anno, questa Med Trade. No, in realtà più che altro anch'io sono un po' così folle, quindi ci siamo trovati bene tutti quanti insieme. Follia, coach, come le gestivi a queste qui? È davvero dura, ci vuole pazienza, tanta Ma pazienza. grazie a me, a Giorgia. Con lui ci vuole pazienza, tanta No, pazienza. no. Diciamo, posso dire una cosa?
Jessica tipo a scuola. Sì, certo, come a scuola, Jessica. Sono abituata alla dad di mia figlia, quindi ormai ho appreso questo nuovo modo di richiedere la parola. No, diciamo che queste povere ragazze giovani ancora non conoscevano bene i lati di Francesco Vassallo e quindi lo prendevano troppo sul serio. Quindi finalmente siamo giunti io e Giorgia a fargli capire che Francesco Vassallo va preso sul serio per il 20%. Per il resto ci vuole anche un po' di così di gioco, di muro, di scherzo, di ironia. E quindi abbiamo cercato di smorzare un po' la così l'atmosfera la un po' troppo seria. L'avvocato difensore adesso scegli, Giorgia, se essere tu l'avvocato difensore di Francesco o decidi insieme a Linda. Quindi Linda e Giorgia, mettetevi d'accordo. difendilo tu. Io lo posso imitare, intanto vorrei dire che post game di scrivere Forza Inter, per favore, ritiro, non lo posso accettare, padre Massimo, avanti, dai. Pure Peppe è venuto. Scusami, Francesco, ti prendono in giro, infatti dico, ti prendono in giro su questa storia dell'Inter e direi anche che hanno ragione. Sì, tutti i capelli bianchi che ho e la barba che tanto ho tagliato stamattina perché è completamente bianca, una parte è la pallavolo, quindi le ragazze, e l'altro è in gran parte comunque l'Inter che mi ha fatto venire. Giorgia, questa è una grande dichiarazione d'amore. Ma guarda, lo sa bene che non si può lamentare. Mi piace soffrire, quindi scelgo sempre. Simpatico Fabio Lomoro. Ora, Roberta, visto che hanno parlato, vabbè, ma sempre lui, anzi, lo salutiamo così come salutiamo. Anche padre Massimo tornerebbe prima o poi ad ascoltare il tuo grido di battaglia assolutamente sportivo e leale. Adesso non lo ripetiamo qui, ma vi possiamo garantire che assolutamente nel massimo rispetto della lealtà sportiva penso che il coach Linda Troiano possa convenire con quanto sto dicendo. Insomma, rientriamo sempre nella sportività massima, siamo ragazzi, ci divertiamo, no? Assolutamente. Secondo me qualcuno adesso lo scriverà. Qual è il grido di battaglia di padre Massimo? Invece Roberta Azzolina ha cambiato location. Che è successo, Roberta? è rimasta anche bloccata, tra l'altro. Scusate, devi scrivere che esatto. Sono... No, sembra... C'è uno sponsor, scusa, che cos'è? Sì, infatti. Chi è lo sponsor? C'è lo sponsor, che non è autorizzato con dei Palermo. Pastorina fa le marchette. Ah, vabbè. Altro, attenzione perché c'è una dichiarazione, ecco, riaggiungo Roberta Azzolina, che adesso succederà il patatrac di nuovo nello schermo, però c'è una dichiarazione d'amore di padre Massimo, ovviamente sportivamente parlando, Azzolina, super schiacciatrice. Grazie. Olimpica, quindi Roberta adesso dovrai commentare questo commento, no, non ti puoi limitare ad un grazie. Cioè, dai. Non so, vabbè, sono tutte... Francesco, scusami, mi spieghi? Sono abituato quando a parlare quando... in partita è così. No, ma guarda, durante gli allenamenti non fiatavano inizialmente, è stata veramente una faticaccia, cioè cercare di babbiamo un po', niente, era impossibile all'inizio, erano dei soldati, poi io e Jessica abbiamo fatto il nostro lavoro, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Sì, i nostri obiettivi erano, diciamo, avevamo obiettivi paralleli, oltre a quello proprio, diciamo, sportivo del campionato, di migliorare, di noi stesse. Era comunque... una forma decente, comunque. Esatto, soprattutto.
diciamo, quello era l'obiettivo più difficile e lontano, quindi il nostro non era primo quell'obiettivo, no, assolutamente. Il nostro primo obiettivo era quello di fare in modo che loro venissero fuori, perché, cioè, sembra paradossale, ma noi non siamo arrivate come le adulte che entravano in un gruppo di ragazzine, che, cioè, a dirlo, a sentirlo sembra assurdo. Ma tu che cosa pensi? La persona matura va in un gruppo di ragazzine e dice, vabbè, queste scherzano tutto il tempo, stanno lì a giocare, non prendono nulla sul serio. No, cioè, il contrario. Cioè, queste qui erano, come dice Giorgia, dei soldatini. Cioè, abbiamo dovuto faticare per dire, ragazzi, giochiamo, ridiamo, scherziamo. E quindi poi, però devo dire... che era solamente un'estrema diligenza, perché poi comunque con tutte, anche, cioè, sia singolarmente poi nel gruppo, c'erano sempre delle intese nello scherzare, nel giocare, però loro di base erano veramente, veramente diligenti, cioè, cosa che io e Giorgia mai. E quindi abbiamo detto basta, qui dobbiamo fare qualche cosa. E quindi abbiamo cominciato un po' a ridere e scherzare. E da lì è stata la fine totale. È stata la fine. Le abbiamo traviate. All'inizio, coach, ora possono andare da sole. Sì, le partite le abbiamo perse comunque, solo che io sono diventato lo zimbello della squadra. Vabbè, non ci sono visti, era alla lunga. Dai, non è vero. Che ci ha fregato sto Covid, ci ha fregato. Infatti, guarda, che eravamo salvato. Avevamo cominciato la risalita, non abbiamo avuto il tempo di dimostrarlo. E poi, scusami, arrivavamo in D2, ragazzi, cioè, porca miseria. E poi, scusami, le scelte dell'allenatore, cioè, tue sono, se abbiamo perso. Se tu prendi singoli giocatori fortissimi sono, quindi non so a chi attribuire la responsabilità. Ci pensiamo adesso si parla di questo Covid che è scoppiato a Wuhan a febbraio, ma secondo me noi il Covid l'avevamo a ottobre. Se c'erano stati dei rumori, le palleggiatrici per forza l'hanno avuto il Covid. Se sono in diretta, tutti male. Ogni partita c'era una palleggiatrice diversa. Grazie, è stato per forza, guardate. Questo è vero, perché ricordo mille elenchi e non era mai possibile avere la formazione prima di mezz'ora prima del riconoscimento. Questo, Linda, vieni in soccorso, era veramente così, sta piangendo. Te l'avevo pure detto, Linda. No, questa storia sulle palleggiature. La commozione, capitano, intervieni tu. Muoio. Fate parlare. Capitano, intervieni. Che devo dire? No, vedi che ha ragione. Hanno troppo rispetto per l'allenatore, ragazzi. Hanno troppo rispetto per l'allenatore. Però devo dire, la lancio io così, proprio, cioè, do io una difesa a Vassallo. Poverino, lui si è trovato con una squadra con due, diciamo, vecchiette da rimettere in forma. In più le altre che comunque aveva ad affrontare un campionato che comunque, dico, la Serie D dalla Serie C sono completamente due mondi diversi, cioè una bravissima squadra di Serie D poi in Serie C ha delle difficoltà, e soprattutto questa squadra che secondo me è fortissima ovviamente aveva delle pecche di esperienza. In Serie C molte squadre vincevano più per esperienza che per magari doti o forti, diciamo, forza delle singole giocatrici. Quindi devo dire che fare crescere la squadra è stato complicato, è stato faticoso, però ve lo giuro, ci eravamo riuscite. Cioè, se non ci fosse stato il Covid, lo avremmo pure dimostrato. Purtroppo non avremo mai nessuno che ce lo potrà non smentire. Giorgia, proprio mentre cominciavate ad entrare in... Sì, guarda, io ti devo dire una cosa, rispetto al fatto che cambiavamo sempre formazione, ti devo dire che stasera ho scelto di mettere la maglia gialla, che ero così intrigata di averla, quando me l'hanno data non l'ho potuta mettere una volta, perché
era convocata sempre la povera Aurora che aveva solo la maglia azzurra, quindi oggi maglia gialla per la cubicchiaria mi sono messa. Infatti lui mi ha detto no, io sono pure giallo, vatti a cambiare. No, oggi me la metto, basta. Quindi la userò anche con i jeans per uscire. Oh, oggi le scelte... oggi le scelte le faccio io, hai detto Giorgia, per una volta le scelte le fa Giorgia. Coach Troiano, sono troppo diligenti queste due ragazze? Parlo ovviamente di Schimmenti e Yango. Ah ok. Sì, le ragazze le più grandicelle diciamo che hanno dato uno sprint in più a queste, alle più piccole, perché le più piccole giustamente vengono da un'impostazione negli anni precedenti di un certo tipo, quindi avevano bisogno di qualcuno che le trascinasse un po', ma non tanto dal punto di vista tecnico e tattico, ma proprio dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista dello spogliatoio, di creare un pochettino di gruppo, cose che a loro mancano, perché sono piccole in questo, sono grandi giocatrici ma ancora piccole, e quindi questo poi è il tempo che le aiuterà. Azzolina alle spalle un'altra esperienza. Senti Robby, mi dici cos'è che ti manca di più? Battezzata. Vabbè, no, Azzolina ha alle spalle tutto. Una libreria immensa, quindi anche lei prendi un libro e leggici qualche pagina a prescindere. Sì. Dico, ma cosa ti manca di più di tutto questo ambaradan? Vabbè, in generale tutto, però se vogliamo proprio dire qualcosa in particolare, l'atmosfera diciamo che si creava alle partite, soprattutto in casa, e questo. Anche con Mario, tipo. Quindi... Poi sì, comunque le partite, allora, insomma, l'atmosfera che si creava con, diciamo, un po' d'ansia all'inizio e di emozione all'inizio, prima di iniziare, sì, basta. Vassallo, quante mattonelle ha tirato fuori dai parquet o dai taraflex delle varie palestre? Azzolina, che in alcuni momenti è meglio diciamo non averla sotto tiro, poi lo chiedo anche a Giorgia e a Jessica, anche perché ha dei momenti di transagonistica in cui ha una violenza inaudita, quindi inaudita. Non si capisce diciamo dove arrivare quel pallone. Sì, lei ha fatto involontaria, dice lei. Ma io infatti chiederei adesso a lei comunque questo qua, però è vero, Roberta ha dimostrato di essere un attaccante di livello, ha messo in mostra le sue qualità, la potenza in attacco, e quello è stato riconosciuto su tutti i campi, sia in casa che fuori. Ma volevo proprio chiedere a lei, alla luce di questo anno, rispetto ai colpi in attacco che giochi, qual è quello che, a cui sei più affezionata, che ti riesce meglio? Forte, più forte o fortissimo? L'ultimo che hai detto. Fortissimo, in effetti ci vediamo pure io, è quello. Claudia, la gestione... Come? Claudia, fa paura quando c'hai Azzolini pronte? Anche in allenamento, cioè meglio non averla. Dai. Oh, ma ci sono abituata, diciamo. Però non temono nulla, no, non temono nulla. Io sarei attenta. Dico, Jessica, c'è veramente da temerla Azzolina, ma semplicemente perché insomma, non avendo il radiocomando ancora nel polso... È difficile capire dove a volte la palla arriva, cioè arrivano pareti attrezzate, cosa arrivano, comodini? Assolutamente sì, allora Roberta è di una potenza che secondo me ancora non ha capito nemmeno lei, nel senso che è veramente, veramente, veramente potente, ma non solo di braccio, perché nonostante sia alta, ha pure un'elevazione stratosferica. E diciamo, a proposito anche del non riconoscere appieno la sua potenza, vi racconto un episodio di una delle ultime partite, in cui una delle famose risalite,
in cui, ora non ricordo diciamo di preciso cosa sia successo sotto rete, comunque un qualcosa tipo una murata, no? Cioè l'avversario aveva murato Roberta, uno dei rari casi in cui riescono a murare Roberta, magari perché l'alzata è un po' bassa, insomma, e si era girato, comunque aveva esultato con aria di sfida estrema. Io ve lo giuro, da quel momento in poi Roberta non era Roberta, era una specie tipo di super Saiyan attivata all'ennesima potenza, per cui cominciò a dire spacco tutto, cioè, capito? Cioè, non lo diceva, però il suo sguardo diceva spacco tutto, così, cioè, tipo un culto, no? Quindi anche ad Aurora continuava a dire ridammela, ridammela, ma ve lo giuro, faceva veramente paura. E quindi vi dico, in realtà lei ancora deve scoprire il tasto per diciamo azionare la potenza da Super Saiyan. Appena lo la scoprirà, la raggia, chiamala col suo nome. La raggia, esatto. La sana raggia sportiva, competitiva, cioè proprio nella massima così giustizia, giustezza e cioè quant'altro. Però appena la massima espressione, cioè, non ce n'è per nessuno, io ve lo giuro, non ce n'è per nessuno. Cioè, lei arriva ad un'altezza che tu dici: vabbè, ciao, e poi con quella potenza. No, non ce n'ha. Ma mi viene involontario, cioè non... Coach Troiano, ti vedo, ha messo gli occhiali, siamo nella fase adesso delle interrogazioni, è arrivata con gli occhiali la... interroghiamo Alberto Pellina e Claudia Catalano. Interroghiamo coach, volevo chiedere da chi vuoi partire. Roberta e Claudia, volevo chiedervi, da quando siete alla Volley Palermo, qual è la partita che ricordate con più entusiasmo? Una finale, una partita giovanile? Inizio io. Vai Claudia. Allora, sembra strano, però quella che mi è piaciuta di più, ma proprio come gioia che mi ha dato finale, è stata tempo fa la finale contro il Mondello Under 14. Sì! Bella. Ci speravo che questa risposta, anche la mia. Quel 16-14 quando... Vabbè, raccontala però, scusami. Sì, quando Roberta da 14-11 va a battere e si ribalta a 16-14. È stato incredibile. Emozionante. Sì. Apoteosi. Ma dico, io quello che vorrei chiedere a Roberta è, diciamo, consapevolmente hai fatto guarda, in quel momento che eri imbattuta, allora, 14-11. È stata una partita in cui noi abbiamo vinto i primi due set, e tu quando vinci i primi due set sei un po', dici vabbè, ora vinco l'ultimo, tutti a casa, no. Che loro hanno vinto gli altri due, e soprattutto il quarto, se non sbaglio, è stato abbastanza confusionario, forse sarà stato quello che sarà andato peggio, e non avevamo iniziato neanche benissimo il quinto, se non mi ricordo male, tant'è che stavamo sotto all'ultimo. Vado a battere, dico vabbè, non so come devo, intanto vabbè, la faccio è finita, passare, avrei pensato ormai non la devo regalare assolutamente, perché no. Vabbè, intanto la faccio passare, poi si pensa. Dico, intanto la faccio passare, nella sequenza è stato forno microonde, forno elettrico, lavastoviglie e asciugatrici. Hai fatto, diciamo, vabbè, ma se non ricordo male non ci ricordi, Linda, sicuramente. No, però lei fa la finta modesta, ma non è così, lei ha battuto piazzato, io l'ho chiamato una zona di campo per mettere in sicurezza, lei è stata brava, non è che sono stati tutti ace, tutti, cioè va. Non me lo ricordo. Senti che se la ride, perché non ci crede a questa storia. No. Jessica, non ci credi a questa storia. No, assolutamente sì. Insomma, dico, penso che vivere questi momenti sia incredibile. Dico, penso che chiunque un momento del genere in cui è riuscito a ribaltare la partita l'abbia vissuto. E mi fa pensare a quando io ero in Under 14. Cioè, c'erano i palloni bianchi.
il trattino dove battere, il cambio palla, non c'era il libero, insomma, un'altra pallavolo. Però bello, bello. Dai, Giorgia, quanto è cambiata la pallavolo veramente da quando voi avevate, insomma, eravate under voi e no, avevate aspetta. Invece le giocatrici vabbè, dai, ma io non sono grandi. Esatto, aspetta, Tutone, vedi che cioè, la mia generazione non è la generazione di Giorgia. La mia generazione non è la generazione di Giorgia. Marito è anche nostro, per carità di Dio, ma io sono giovane. Sì. Io la pallavolo era come quella di ora, vedi. Sì, però è indubbio, vabbè, dico Jessica, però è indubbio che ogni 5 anni già si salta una generazione, già è un altro tipo di pallavolo. Io adesso dico, non so, però, però già ti la devo distanza dire... di 5 anni, so, o comunque un gruppo, Però ti devo dire, per esempio, io li ho vissuti tutti i cambiamenti della pallavolo. Cioè, quando io ho iniziato a giocare a pallavolo, veramente, c'era il limite della battuta, c'era il cambio palla, c'erano i Mikasa bianchi, i palloni bianchi, c'era che non potevi prendere la palla sopra la cinta, c'era che non potevi prendere in palleggio il primo tocco. Cioè, quindi, veramente, c'erano delle cose che... Possibilmente quando giocava Giorgia anche nelle giovanili già in realtà non c'erano più tutte queste cose. Quindi è vero, un'altra generazione. Infatti io con Giorgia dico che comunque chiaramente siamo super amiche dalla pallavolo, dico anche la mia testimone di nozze, insomma chiaramente un gruppo che si è creato nella pallavolo, però per me era già una seconda fase di pallavolo, cioè io già avevo avuto la mia esperienza in Serie C e poi sono ritornata a fare la Serie C con loro che erano le piccole per me. Quindi già per me era un entrare in un gruppo di piccole in cui infatti quando Francesco nel lontano, non so nemmeno che anno, mi chiese di far parte della loro Serie C, ho detto ma sei sicuro? Perché non è che voglio distruggere un gruppo, magari creo problemi, antipatie. E invece poi insomma con tutte siamo rimaste super amici, è andata in amore. Sicuramente. Però, dai Giorgia, d'amore e d'accordo. Posso? Queste giovanili adesso sono molto più fortunate anche di affrontare lo sport in questa maniera, soprattutto come lo possono, con che condizioni lo affrontano al Volley Palermo. Sicuramente è una pallavolo meno social, è una pallavolo che ha molto più palcoscenico per essere messa in mostra. Io ricordo quando facevo le giovanili io, il giorno dopo la partita andavo a beccare gli avversari delle altre sezioni del mio liceo per sapere cosa avessero fatto, cioè qual è il risultato della loro partita. E adesso invece finisci la partita, a parte le dirette, finisci la partita, vedi subito i risultati, c'hai cioè la fortuna di avere Mario per fare dirette. È totalmente, sotto quel punto di vista, la pallavolo molto più bella. Giorgia, dico, è comunque innegabile, no? A prescindere dal fatto che, come dicevamo prima con Jessica, sicuramente la differenza non è così, ma già 4-5 anni cambiano una generazione, quindi comunque che differenze hai ritrovato anche dopo un periodo di stacco, no? Perché poi comunque sei rientrato dopo qualche anno, quindi che tipo di cambiamento hai trovato? Anche nelle ragazzine, a prescindere da quello che dicevamo prima, no? Che sono molto dirigenti, quindi forse hai ritrovato tra virgolette un po' lo stesso spirito di quando eri all'inizio tu e ti affacciavi in prima squadra tu. Sì, allora guarda, io ti devo dire che ero molto titubante all'inizio perché non riuscivo, cioè essendo loro molto timide, io non riuscivo a esprimermi al 100%, riuscivo a cazzeggiare al 100% per come ho sempre fatto in tutte le mie squadre. Ho trovato veramente... Allora, io mi trovo molto somigliante a Claudia, ad esempio, cioè grande rispetto verso l'allenatore, sempre dirigente, sempre in prima linea per qualsiasi cosa, però ho ritrovato veramente in queste ragazzine proprio un... Non so dire, una... Come posso dire? Non mi viene proprio la parola, cioè... Una voglia, esatto, ma una voglia proprio di essere sempre perfette, precise, che non riscontravo nelle squadre...
in cui sono stata, cioè con le ragazze della mia età, c'era sempre quella, la testa per aria, quella che non aveva idea del campionato, quella che non sopportava l'allenatore, gliene diceva di tutti i colori. Qui invece erano tutti uguali, impressionante, non lo so come abbia fatto Francesco, però erano tutti uguali. Insomma, l'India e Francesco c'erano messo il loro sicuramente. Ce lo deve spiegare Francesco. Come cosa avete, uno stampino? Come ci sei riuscito? No, vabbè. Non siamo però così. Non è vero, cioè rispetto alle altre squadre è vero. Che hai allenato, loro erano tutte dei soldati, cioè da noi, dico, penso Gabriella, che non so se ci sta seguendo, cioè, era una ragione isterica ingestibile. Qua invece erano tutte tranquille, carine, silenziose. Sì, poi questo magari può essere anche un lato non per forza positivo, perché magari nel momento che serve proprio la cazzimma, la aggressività, è probabilmente un gruppo più troppo diligente o fin troppo così inquadrato, magari ha più difficoltà. Io credo che questo altrimenti l'abbia vinto proprio perché eravamo forti tecnicamente, perché eravamo preparati e perché c'era lo zoccolo duro della squadra che non sbagliava mai le partite importanti. Però possibilmente, ecco, questo potrebbe magari mancava un po' di aggressività in più, di caparbietà, quello potrebbe essere una cosa che ancora ci è mancato quest'anno in Serie C. Poi è vero che è un gruppo comunque che è inquadrato, che fa vedere di essere, sapere quello che sta facendo, probabilmente è merito anche del capitano di Claudia, del vice capitano Roberto, comunque di quelle ragazze che sono sempre cresciute in questa squadra e che mostrano una linea anche soltanto con un esempio silenzioso. Io invece ho visto intanto una principessa bellissima che è entrata in collegamento e quindi le diamo un bacio grossissimo. È un po' una mascotte e poi invece mi incuriosisce Linda, che non ho capito quale strano attrezzo abbia preso le mani prima. L'unicorno. Cosa avevi? Che roba è? Un unicorno. Porta fortuna. Lo teniamo sempre, diciamo che in quest'anno Tosce, vari riti scaramantici, ora sto provando con l'unicorno, quindi vediamo cosa viene fuori. Ma con quali risultati? L'unicorno dici o quelli precedenti? No, l'unicorno, anche quelli precedenti, perché per capire se poi funzionano. Allora, quelli precedenti hanno funzionato fino a un certo periodo e poi diciamo che ho dovuto cambiare registro. Ora proviamo con l'unicorno, proviamo a fare una magia, vediamo di rientrare il prima possibile ad allenarci. Mi sto annoiando, mi sto impiccando. Ma sai pure la piscina. Vai Roberta, ma non è Roberta Azzolina, la tua. Voglio lavorare, voglio allenare, vi voglio massacrare. Questa hai ragione. Roberta, il tuo gesto scaramantico prima della partita. Se si può dire. Non ce l'ho, non credo di averne uno. No, è così, lei viene scatenata in campo prima della sfida. Claudia, il tuo gesto scaramantico prima di entrare in campo? Non ne ho neanch'io. Come viene. No, io non ci credo. Allora, ragazzi, io non come ci credo. Come fate a essere allenate da Francesco Vassallo? Io non ci come credo. Come fate a essere allenate da Francesco Vassallo senza riti scaramantici? Ma infatti questa è proprio un qualcosa... Non si spiega, ve lo giuro, non si spiega. Ma questa è una reazione negativa all'eccessiva scaramanticità di Francesco. Cioè proprio... È per bilanciare. Scaramanzia. Quanti me ne daresti? Allora, io volevo... Esatto. Francesco, vai Linda e poi chiediamo a Francesco perché gli dicono che è scaramantico. Secondo me non è vero.
No, io voglio raccontare un episodio che riguarda Francesco a proposito di scaramanzia. Allora, eravamo al palazzetto di Sferracavallo e praticamente stavamo, vabbè, era una partita molto particolare, avevamo perso un set e praticamente involontariamente mi rendo conto, mi accorgo che la borsa di Francesco si trovava sopra la panchina. Francesco solitamente mette la borsa al lato della panchina perché per scaramanzia quella borsa deve stare lì e io lo so. Allora, quella borsa però non stava al suo posto e noi stavamo perdendo il set. Allora io mi sono accorta di questa cosa, ho detto prendi quella borsa e mettila subito al lato della panchina. Non mi ricordo con chi parlavo, non so chi c'era in panchina. Lui forse mi ha sentito, si è girato così, ho detto che questa borsa deve stare qua! E l'ha lanciata a bordo della panchina, ho detto lo sapevo, io lo sapevo. E quindi stava finendo proprio. Com'è andata a finire la partita, però? Abbiamo vinto con la Con la battuta. borsa al suo posto, Con la borsa al suo posto, abbiamo vinta. si sono riallineati i pianeti Ora, del Francesco, campo. Esatto. perché ti dicono tutte queste cose? Cioè, un allenatore non ha la libertà e il diritto di essere giusto un po' scaramantico, non lo so, rubare le saliere nei ristoranti quando si va in trasferta. Vestirsi sempre allo stesso modo col cappotto pure a luglio, cioè, non, perché vi trattano così voi scaramantici? Siete solo allenatori, cioè, non è che c'è nulla di male. Ma infatti, se no sarebbe troppo semplice, basterebbe saper allenare bene per vincere la partita, invece non è così. Tante cose molto più importanti di conoscere la pallavolo le atlete forti. Sì, in effetti, io riconosco che Senti sono abbastanza. Giorgia, ma è scaramantico così anche a casa? Sì, per qualsiasi cosa, qualsiasi. Cioè, io ti faccio un esempio, lui. Si fa la barba o si taglia i capelli, guarda, ancora non ho ben capito in realtà il meccanismo. In determinati momenti, perché sennò potrebbe succedere qualcosa, non lo so, una calamità. Però il meccanismo non l'ho ben capito, non ci sono ancora entrata dopo non so quanto ormai tempo, ma questa cosa dei capelli, della barba, insomma, se la gestisce. E in questa quarantena è stata una tragedia, guarda, perché non li ha potuti tagliare, quindi non ha rispettato. E qua volevo arrivare io. È vero, è vero. Anche. Comunque, quando mi fate le domande il mio suocero, che sicuramente ci starà seguendo, e sono domande che vanno a toccare proprio alcune scaramanzie che ho io, alcuni modi di approcciare la partita. E io faccio proprio la figura del cretino perché non rispondo, faccio finta di non capire. Infatti, poi cerco sempre di evitare, quindi non vado mai a casa dei miei suoceri il giorno della partita, la sera prima della partita, perché devo evitare assolutamente di beccare queste cose. Guarda, Linda si riduceva pure a scrivere sui gruppi Francesco, come ci dobbiamo vestire? Cioè, era Infatti, proprio. cioè io ho detto legge per l'abbigliamento, per l'outfit, quando si tratta di Francesco, Franci, cosa mi devo mettere? Cioè, dimmelo. No, ho mollato, quello ho capito che. Allora, infatti, quando io sono entrata in questa squadra quest'anno, no? Che dico sempre ritornando alla vecchia pallavolo in cui avevi il completino per miracolo, la tuta e potevi startene, diciamo così, da piatto. Qua ovviamente, diciamo, abbiamo, cioè, questa squadra è veramente super, super, super coccolata, come si coccola una squadra di alti livelli. Quindi, appunto, c'è la maglia dell'allenamento, la maglia, c'è la tuta, la polo, la felpa, quindi tantissime cose per le giocatrici. Quando mi hanno detto che c'erano due completini, quindi la maglia appunto azzurra e la maglia gialla, io fra me e me ho pensato, spiegando e specificando che una sarebbe stata per la trasferta e l'altra sarebbe stata per le partite in casa. Io fra me e me pensavo, ma tu te lo immagini Francesco Vassallo che vince una partita con la maglia blu, se poi fuori casa gli devi dire di mettere la maglia gialla? Ma stiamo scherzando? Cioè, vogliamo veramente smontare e creare i cataclismi? E infatti, ragazzi, credo che lui abbia convocato Aurora per non cambiare partita. Cioè, io ne sono sicura. In realtà Non ho sembra le che fosse prove, maschio. ma ne sono sicura di questo. Cioè, lui in realtà il suo obiettivo era non cambiare maglia. E dico, non gli ha giovato particolarmente perché appunto le abbiamo perse tutte, però quasi tutte all'inizio. Però, cioè, me lo sono posto io il problema. Cioè, Ah, quasi, quasi tutto.
Come fai a gestire un allenatore scaramantico con tutte queste cose? Non lo puoi fare, non va bene. Infatti non so lui che preghiere... Allora, siccome siamo quasi alla fine... non lo so, Francesco, che preghiere facevi a questo punto? Qual era, diciamo, come hai fatto a mantenere sempre lo stesso colore di maglia? Non ci voglio credere, io non ci voglio credere. Ho dovuto mollare alcune scaramanzie e aumentarle per compensare l'altra parte. Poi in totale... io vorrei... A questo punto... Quali ha aumentato, Giorgia? Ma lei non le sa, infatti, guarda che io non sono coinvolta. Lui c'era tutte problemi mentali, si chiamano. Guarda che le scaramanzie si chiamano problemi mentali. Quindi, Roberta, è impossibile che tu non abbia un gesto scaramantico in un gruppo così. Lo giuro, no, veramente. Non... Ragazzi, uno la posso dire, in Serie D lo scorso anno, Giorgia non giocava, c'era Beatrice piccola, e quindi la macchina grande con il seggiolino l'aveva sempre Giorgia. Io andavo a tutte le partite, che fossero in caso in trasferta, quindi fino al pulmino, con la macchina piccola delle due che abbiamo. L'unica volta che ho preso la cappucola è stata la partita con Cristi Carazzi. In casa sono stato costretto a prendere quell'auto perché è l'unica partita che abbiamo perso. Tu pensi che ritorno. Era più forte. Io vorrei che Claudia ha giocato male noi, ma non penso proprio, sento di escluderlo. Io vorrei che Claudia ci ricordasse invece la partita di ritorno a Ficarazzi, che è stato forse uno dei momenti più incredibili a livelli di adrenalina e di pazzia azzurra. È stata una cosa amorosa quella. Sì, quella diciamo è al secondo posto fra le mie partite preferite. No, perché siamo arrivate subito concentrate... decise a vincere, è stata una partita incredibile. Incredibile. C'è una domanda invece per Jessica Schimmenti, ce la fa Federica Morello, e a questo punto siamo tutti curiosi no, di parlo, conoscere non parlo, soprattutto... Allora, la situazione finisce a luna. Va bene, allora... Quanti tempi abbiamo? Io, anziché parlare... Anziché parlare dell'Africa, vi racconto perché Federica è così spiritosa che sarebbe veramente da coinvolgere in questa diretta, perché una volta in un evento io ero da poco stata in Africa un mese in missione con il Don Orione e quindi mi hanno chiesto di parlare della mia esperienza. Ora, chiaramente, quando vivi un'esperienza del genere non puoi che avere proprio tutta la gioia del mondo nel condividerla. E siccome loro erano lì ad ascoltare me con la pizza accanto in attesa che io finissi il discorso per mangiare la pizza, mi hanno odiata perché io ho voluto manifestare tutta la mia gioia della mia esperienza, e da allora ogni volta che parlo mi dicono: ci vuoi parlare un po' dell'Africa? Come dire, taglia. E quindi ecco lo spirito, dicono che parlo solo. Va bene, solo allora va bene, salutiamo anche il presidente del comitato regionale Giorgio Castronovo, Ruben, Gustavo Palacios che ci segue come sempre Argentina, c'è il presidente, che c'è un messaggio del presidente Domenico Arena, lo leggiamo insieme, lo può commentare Linda a questo punto, questo messaggio di Mario ancora. Andiamo per Federica, ferma. Sta arrivando anche quello del presidente, infatti gliel'avevo messo per contratto gialla in trasferta, maglia azzurra in casa. Stabilito prima, ma lui alla fine faceva il suo dio. Va bene, è arrivato il momento, visto che siamo in chiusura, è arrivato il momento della rubrica che abbiamo inaugurato nella prima puntata di Orezzo in Palla, che è culinaria. Allora, Linda, tu hai inaugurato questa rubrica con quale ricetta? Cosa ho fatto? Aspetta, i calzoni fritti. I calzoni fritti leggeri. Leggerissimi, una cosa proprio tipica, infatti la nutrizionista Elena Barbaccia la inserisce nella dieta prepartita. Esatto. Andiamo con te, culinaria in questa quarantena.
Cosa hai preparato? Cosa hai imparato a fare meglio? Che tecnica hai affinato? Penso che parli con te. Con me parli? Allora, dove Cioè, cucina Francesco, quindi. Assolutamente sì, No, guarda. aspetta, aspetta. Allora, ti dico solo che abbiamo rischiato il divorzio parecchie volte durante questa Stavo quarantena. dicendo questo. Io pensavo che lo scoglio grosso veramente fosse quello di giocare insieme in squadra. Invece, cioè, sopportarla per 60 giorni a casa è stato veramente arduo come compito. E non ti nascondo che ci sono stati diversi momenti di attrito. No, guarda, scusa. La maggior parte erano per Allora, scelte un culinarie. attimo. Culinaria ci porta a parlare di un argomento. Sarò brevissima. Allora, come si fa a vivere con una persona che apre un pacco di pasta alla volta? Cioè, se tu decidi un giorno e dici ho voglia di rigatoni, la bambina dice mamma, ho voglia di rigatoni. No, si devono finire gli spaghetti. È uno preciso. Non No. si può assolutamente, sempre il caso. C'è la mozzarella che scade dopo 2 giorni, Che deve trovare una ricetta in cui ci sia la mozzarella. scade. È È veramente vero, una rimane poco. precisione insopportabile, guarda. Quindi sono io che lo sopporto, lo sapete tutti. Sono Io però sto d'accordo, dicendo la mia testimone. ricetta la ricetta Jessica. questa. Testimone, testimone da amica di Giorgia. Francesco prepara le classiche ricette svuota frigo, cioè se io mi immagino quel loro frigorifero con in fila tutte le cose messe in ordine di scadenza, escludere esattamente nell'ordine, cioè tu non puoi avere una voglia, tu devi andare con la scadenza, così. Peggio della scaramanzia. Difenditi, Esatto, Francesco. meglio è Ma stata la mia. veramente, cioè, ma dico, ci sarà scaramanzia anche a meno 11 gradi, a meno 18 nel frigorifero, nel freezer, scusami, è normale. Insomma, la logica è un bisogno di ordine, io, è il mio ordine nel mondo, questo qua. Dicevo, la ricetta purtroppo effettuata è una pizza fatta con cucina circolare, cioè sì, non si butta Che nulla. potrebbe essere il nostro piatto, perché io faccio l'impasto, ora sentite il condimento. E Questo è il con il nostro culinario. condimento è stato con la mozzarella, il galvanino, che sono Limitati, secondo limitati. quello che ti va di mangiare, no, prendi quello che scade prima. E poi ho utilizzato del pesto di basilico, dici quale, fatto in casa, comprato, no, Io mi vergogno. quello avanzato dai piatti del pranzo. Quindi il pesto che era avanzato dal piatto, cioè Buonissimo! conservato. Buonissimo! Vai avanti, vai avanti con gli È ingredienti. messo nella pizza. L'altro ingrediente, poi serviva la parte proteica, che era la fesa di tacchino, ma non proprio le fette di fesa di tacchino. Questo per rispondere Giorgia, è la parte esterna, perché non si capisce per quale logica mentale Giorgia e Beatrice No, di io... riflesso mangiano No, soltanto la parte Beatrice. interna della fesa, quindi non mangiano quella parte un po' più scura esterna. Allora questa tagliata a pezzettini è la parte proteica della mia pizza. Quindi mozzarella, La pizza dei tirchi si chiama. La pesto del pranzo e pizza pezzettini dei pettenti, così facciamo pure l'allitterazione. Guarda, Claudia, andiamo da te, poi andiamo da Jessica. Claudia, hai imparato a cucinare qualcosa o hai migliorato qualcosa che già sapevi fare in cucina in Guarda, questa quarantena? ho imparato a fare la pasta fatta in casa. Ah. Con mattarello. Wow, Brava! la parte più complicata qual è? Dai, facciamo un Vabbè, po' di così, col una ricetta. La mattarello parte più la puoi complicata della fare ricetta qual è? appiattire la pasta con il mattarello che ci vuole un po' di forza. Però almeno serve per la manualità, no? È importante per la manualità, perché devi girare col Esatto. mattarello e almeno poi te lo Fascia il ritrovi in questo pallone. Fascia il tipo pallone. di... Esatto. Esatto. Leva Ecco, l'allenamento. preparati Claudia, perché poi chiuderemo con te e con la spiegazione artistica e critica di uno dei tuoi quadri che hai alle spalle, È proprio quindi scegline quello. uno e spiegherai poi il
il significato di uno dei quadri alle tue spalle, andiamo da Roberta Azzolina, che ci hanno detto ha cucinato tantissimo in questa quarantena. Vabbè, allora, no, tantissimo no. All'inizio di più, adesso mi sono persa un po', però mi sono cimentata nelle crepe, nei brownies, biscotti e basta. Se non ricordo male. Va bene, adesso è arrivato il momento di Jessica. La Jessica, quali ricette hai imparato in Africa? Ah, tu ci scherzi, in Africa una cosa mamma mia. Era no, semplicissimo. La banana che hanno lì, Dio, banana e olio che hanno lì fritta. Banana, mamma. Che non te la banana. Si chiamava allocorco, comunque, no. Io penso che ora aprirò una parte. No, scusa, me lo sono perso, si chiamava? Allocò. E ti vuoi aprire una panetteria? No, quella in Africa, la banana fritta. No, in questa quarantena io, dopo aver cucinato pane, treccine, brioche e pizza ogni settimana, perché non abbiamo mai più comprato nulla da asporto, penso che sì, mi reinventerò da avvocato a panettiera. Però, diciamo, una panettiera che fa che panifica dalle 10 in poi, perché chiaramente non è che mi possa alzare alle 5 del mattino. E quindi, così, una panettiera per i ritardatari. Questo è quello in cui mi sono cimentata in questa... Dai, ragazze, chiudiamo. In questa quarantena, chiudiamo veramente con l'ultimo pensiero ciascuno su quanto avete voglia di ritornare, se ci fosse una partita in questo weekend, quanto veramente, cosa vi è mancato di più della settimana tipo della pallavolo. Vai Giorgia, partiamo da te. Allora, sicuramente mi è rimasto proprio l'amore in bocca, perché ho finito così senza preavviso. Io mi aspettavo quanto per un saluto, ciao a tutti, invece è stato terribile finire in questo modo. Quindi mi manca sicuramente l'adrenalina delle partite, quella di certo, cioè proprio dalla raggia che provo in panchina, la voglia di entrare e poi cercare di dare il meglio, questa è una cosa che mi manca terribilmente. Sì, questo, soprattutto non avere potuto finire in bellezza, cioè sul campo, finire così senza preavviso è stato orrendo. Roberta, te, la cosa che ti manca della settimana tipo... o che ti sta mancando veramente a prescindere dall'atmosfera della partita? Allora, vabbè, gli allenamenti sicuramente. E mi dispiace molto, perché comunque non stavo andando per niente male, anzi eravamo veramente in salita. E questo. Claudia, tu da capitano, un messaggio alle tue compagne di squadra, cioè di solito il capitano poi è quello che chiude sempre, le apre e le chiude, no? Quando ci sono le cene sociali, quindi apre la stagione e chiude la stagione sempre col discorso, sempre col bicchiere, si brinda, l'anno scorso si è brindato a una promozione bellissima, dai, il messaggio del capitano alle compagne di squadra. Sì, allora sicuramente innanzitutto volevo dire quello che mi manca di più della pallavolo, sicuramente è la squadra, perché sì, vabbè, siamo silenziose, ma comunque all'interno della squadra si scherza sempre e quindi manca soprattutto quello. Quello che posso dire è semplicemente che comunque questo anche periodo ci può far apprezzare di più il momento in cui ritorneremo. E apprezzare le piccole cose, quindi anche un singolo allenamento, una singola schiacciata. Jessica, a te cosa manca di più? E che cosa ecco, in questo momento, a cosa riusciresti per dire ritorno di nuovo a giocare, dopo che hai preso gusto? A me veramente, forse appunto come diceva Giorgia, l'amaro in bocca, a me dispiace veramente più di tutti, perché
era un anno in cui alla fine sì, avevo deciso, dai, ci riproviamo nonostante l'età, nonostante sia ferma da 3 anni. E come dice Francesco, prima le ho dovute mettere in forma e aveva ragione, nel senso che chiaramente una se ne va con l'idea di quello che era e poi si ritrova in campo con tutti i limiti, diciamo, fisici, eccetera. Quindi ti devo dire che quello che mi manca di più è la costante sfida con me stessa nel riacquisire e nel riavere determinate caratteristiche e capacità sia tecniche, perché comunque anche diciamo, la perdita di fisicità chiaramente influisce sulla tecnica, sia appunto semplicemente fisiche. Per cui ti devo dire, mi dispiace veramente, ma veramente, ma veramente assai, perché sempre appunto per l'età, eccetera. Peraltro è stato veramente un anno di sacrifici, perché comunque sai, 3 allenamenti la settimana, più la partita, con 2 bambini, conciliare tutto, non è stato, diciamo, facile. Però ti devo dire, lo facevo perché mi piaceva veramente tanto. Cioè, dicevo sempre alle mie amiche, sì, sono stanca, però mi piace allenarmi, mi piace sfidarmi. E quindi mi dispiace, perché credo che questo appunto fosse veramente l'ultimo anno. Ed è finita così. Peccato, perché ci credevo in me, cioè ci credevo No, nella io possibilità di no. aiutare anche le altre, ma non ce l'ho fatta. Tu mi stai dicendo che stiamo facendo in diretta Facebook l'addio alla pallavolo giocata di Jessica. Io non ne sapevo nulla, Francesco. Dico, non so, Linda, tu Ah, non ci voglio credere, non ma ci voglio. quando mai? Bello mio, io ho 39 anni, sto navigando già nel mio 40esimo. Non lo so, non è fattibile. Mamma mia, Francesco, cosa ti manca di più di tutta questa storia incredibile di Volley Palermo che hai vissuto, ormai vivi da tanti anni, ma soprattutto di quest'anno, di questo gruppo, di questi gruppi. Una cosa secondo me veramente fantastica e che non pensavo fosse così Mi bella è proprio la presentazione della gara, cioè tutto quello che è l'organizzazione, che secondo me affascina, quindi lo staff fisico, la presentazione delle squadre, la musica, le cose che Volley Palermo riesce a fare e che tante società invece non fanno, io lo vedo proprio negli occhi dei genitori, degli avversari, questi avversari sono piacevolmente stupiti e secondo me anche invidiosi, ma nel senso buono del termine, di quello che riusciamo a fare, che riuscite a fare voi dirigenti alla Volley Palermo. Per quanto riguarda invece quello che poi mi manca è quello che probabilmente mi distruggeva e mi ha distrutto dentro per 19 anni di tesserino, cioè il pre-partita, che a me rende proprio lo stomaco mi si rivolta, non riesco a mangiare prima della partita, tensione massima, e invece ora mi accorgo che proprio mi manca quello, questa adrenalina, questo avvicinamento con la gara, è tutto quello che mi manca in questo momento. Coach, Coach Troiano, vogliamo chiudere con te forse un pochettino più di riapertura, ecco, perché veramente speriamo di poter tornare presto, anche se ormai la stagione è chiusa, ufficialmente chiusa, però abbiamo bisogno di riprendere confidenza con il fisico, con la testa, con la palla e quindi ci lasciamo con un tuo messaggio di riapertura, cioè ci proiettiamo verso una fase 3 della Volley Palermo. Come te Sì, la immagini assolutamente, quest'estate? già sono al lavoro perché comunque spero già dalla prossima settimana di fare dei gruppi di allenamento che diciamo saranno una piccola ripresa della forma fisica. È chiaro che poi il campionato sarà lontano perché chiaramente inizierà, si parla di novembre, insomma i tempi sono lunghissimi. Però in qualche modo ricominciamo anche per rivederci e ritornare un po' a sognare, ecco, perché e avere diciamo, nutrire la speranza di ricominciare il prima possibile e rivederci, perché come giustamente ha detto Jessica, è stata un'interruzione repentina, improvvisa, non si è avuto neanche il tempo di metabolizzare, ma questo l'abbiamo già detto in varie circostanze, quindi non voglio ripetermi e dilungarmi troppo su questo argomento.
Quindi dalla prossima settimana, se tutto va bene e i decreti ce lo concedono, cominciamo a rivederci. Va bene, mi pare una bellissima notizia, ci mettiamo tutti insieme appassionatamente, quindi chiudiamo per come, così come, esatto, aspettiamo adesso, ecco, ci mettiamo con la mano così, insomma, più chi meno, ecco, bravi, va bene così, quindi io resto in palla, grazie a Francesco Vassallo, grazie a Giorgia Iengo, grazie al capitano Claudio Catalano, grazie a Jessica Stimenti, grazie a Roberta Azzolina, grazie a Linda Troiano, mi ha dato un assist Francesco Vassallo per ricordare Mario Piras, Giorgia Mancuso che gestisce la regia delle dirette e ovviamente Nancy Errante che è la nostra fotografa ufficiale, quindi chi comanda il grido? Linda immagino. Ah, in realtà Francesco solitamente, però Vai, capitano. Allora, Francesco, dai, rispettiamo. ma cosa dobbiamo dire? Dobbiamo rompere. No, 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 dai, uniti sempre è sufficiente, Ok, immagino. Vai, Claudia. Io uniti Sempre. sempre. Ciao ragazzi, grazie e grazie a tutti i giallazzurri che ci stavano seguendo in diretta su Facebook. Ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao ciao. Ciao.